La situazione in provincia di Avellino oggi è abbastanza critica, tenuto conto del numero dei pazienti risultati positivi al tampone che sono ad oggi 155, di cui 63 soltanto nella città di Ariano Irpino. Rispetto a questi dati, l'ASL necessariamente ha dovuto prendere provvedimenti per far fronte a questa situazione emergenziale, intervenendo su quella che è l'organizzazione dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, dove si è provveduto a stretto giro a riconvertire posti letto ed attivare posti di terapia intensiva. Ad oggi sono attivi 7 posti letto di terapia intensiva con la presenza di 3 positivi accertati ed un solo paziente di fuori provincia. In più è stato riconvertito il reparto di medicina e lungodegenza con l'attivazione di altrettanti 32 posti letto, oggi occupati 27, con 9 positivi accertati e nessun paziente di fuori provincia. Da sottolineare che nel frattempo, nella giornata di ieri, i pazienti sospetti e nel reparto di terapia intensiva che del reparto di lungodegenza e medicina sono stati sottoposti a tampone, quindi si aspettano gli esiti nella giornata di oggi o domani, in base a quelli che sono i risultati che ci trasmetterà l'azienda ospedaliera. Nel frattempo, nella fine settimana, riusciremo ad attivare altri posti letti di terapia intensiva e subintensiva, e precisamente 4 posti di terapia intensiva e 7 posti di subintensiva. Questo naturalmente è da sottolineare, grazie, alla consegna di un ventilatore polmonare da parte della Regione Campania e di altri ventilatori polmonari giunti all'ospedale di Ariano Irpino grazie alla donazione di imprenditori presenti sul territorio. Quindi approfitto per ringraziare, questi imprenditori e tutti coloro che nel frattempo stanno facendo pervenire donazioni a favore del nostro ospedale Frangipane. In più, settimana prossima procederemo alla riconversione di altri reparti, quindi in particolare mi riferisco al reparto di ginecologia ed ostetricia, per cui attiveremo altri 10 posti letto Covid. Un passaggio fondamentale da fare, colgo l'occasione quindi di utilizzare questo strumento di comunicazione per dire alla popolazione tutta che il personale sanitario dell'ospedale Frangipane, dell'ospedale Criscuoli e il 118 stanno lavorando in sicurezza. In che senso? Nel senso che ad oggi tutto il personale sanitario ha lavorato utilizzando i dispositivi di protezione. Puntualmente il 118 è uscito avendo la disponibilità dell'intero kit, considerato che è il personale maggiormente esposto nel trasporto di pazienti sospetti Covid, compresi il pronto soccorso e senza escludere il reparto che oggi lavora con pazienti Covid. Sottolineiamo anche che i dispositivi non sono disponibili nella nostra azienda, ma come in tutto il territorio nazionale e a livello regionale, di grandi quantitativi, in quanto siamo in difficoltà sia da parte della Protezione Civile a consegnarci i dispositivi, abbiamo difficoltà noi nel contattare direttamente i fornitori per consegnarci i dispositivi e se oggi stiamo andando avanti grazie alle piccole quantità che ci arrivano dalla Regione, alle piccole quantità che noi riusciamo ad acquistare direttamente attraverso i fornitori, ma anche grazie alle donazioni che a vario titolo vengono dal territorio della nostra provincia. Per quanto riguarda invece il personale, perché qualcuno si chiederà come gestiremo questi reparti, l'ASL si è attivata per reperire il nuovo personale attraverso la pubblicazione di manifestazioni di interesse,
Ad oggi abbiamo contrattualizzato nuovo personale sanitario tra medici di medicina interna, farmaciste, oncologi, igienisti e diciamo che ad oggi noi siamo sempre in attesa di avere la disponibilità di nuovi medici da contrattualizzare e da poter finalmente aggiungere nuovo personale a quello già esistente nei nostri ospedali. Nella giornata di oggi procederemo ad chiedere la disponibilità a seguito di una manifestazione di interesse fatta a favore di personale infermieristico e operatori sociosanitari che andremo a contrattualizzare sempre con la stessa finalità, aumentare sempre di più personale che possa garantire l'assistenza a pazienti Covid che nel frattempo aumentano sempre di più e che noi mettiamo a disposizione attraverso l'apertura di nuovi posti letto.